Buongiorno a tutti, inizia oggi una giornata con alcuni appuntamenti in consiglio. La prima riflessione è che vediamo i dati epidemiologici di tanti paesi in peggioramento, quindi siamo contenti di essere qui in presenza, speriamo che questa situazione si mantenga per il consiglio di dicembre, sarà molto importante soprattutto lato pesca. Penso che molti paesi europei stanno adottando misure che in Italia abbiamo già adottato e questo ci mette quindi, come posso dire, in prima fila nel combattere ancora più convintamente la pandemia che non è ancora sotto controllo. È evidente l'effetto dei vaccini e quindi l'invito alla popolazione europea è quello di vaccinarsi, perché lo strumento che abbiamo oggi a disposizione per continuare a combattere la pandemia, fino a quando non avremo altri, dobbiamo continuare a utilizzare i vaccini. L'idea di un Green Pass, ad esempio, che probabilmente verrà rivisto, ridotta la durata, probabilmente si chiederanno magari anche tamponi per tante situazioni così, non è un passo indietro rispetto a quanto è stato detto fino ad oggi? No, io penso che come sempre il governo italiano ha sempre seguito i dati epidemiologici e adottato le conseguenti misure con il principio di massima precauzione ma anche di proporzionalità, adeguatezza delle misure che abbiamo messo in campo. Dopo quasi 2 anni ormai di pandemia, questo è sempre stato il mood con cui i governi hanno affrontato la pandemia. E continueremo a fare questo, penso che nelle prossime ore, nelle prossime settimane avremo dei momenti di confronto nel governo per capire come procedere con lo stato d'emergenza e con tutte le misure restrittive che hanno il 31 dicembre come scadenza. Invece sul dialogo nel governo, qual è il punto di ricaduta del Movimento 5 Stelle sulla manovra? C'è molto dibattito in questo momento. Ma io credo che sul tema superbonus vadano fatti dei ragionamenti per migliorare quello che è uscito dal Consiglio dei Ministri, posto che gran parte del superbonus ha avuto la proroga che chiedevamo e che in generale anche per i bonus edilizi, non quelli del 110 ma del 65, il 50, hanno una proroga triennale che è un elemento di certezza per chi vuole fare investimenti. Credo che si possa ragionare in modo sensato di alcune modifiche all'impianto che riguarda la proroga del superbonus per le monofamiliari e credo che il Parlamento ragionerà di questo. Dopodiché credo che sul reddito abbiamo trovato accolte le nostre proposte di miglioramento della parte di reinserimento nel mondo del lavoro, di quel terzo percettori che sono occupabili e quindi credo che su quel fronte non ci saranno modifiche. La vera sfida è come utilizzare le risorse che sono stanziate per il decremento delle tasse, il taglio al cuneo fiscale. Io credo che bisogna fare molta attenzione alle fasce più deboli della popolazione, quindi il cosiddetto ceto medio che ormai è scivolato verso le parti più che fanno più fatica. Quindi, bilaterali oggi li ha già fatti? Se sì, con chi e su quali argomenti? Abbiamo alcuni bilaterali in programma, in particolare farò un bilaterale con il collega Julien de Normandie, ministro francese, in vista anche del semestre francese di presidenza. È ovvio che uno dei temi che affronteremo sarà quello del Nutri-Score, che è un elemento che noi vogliamo subito chiarire. Beh, certamente noi dobbiamo chiarire la nostra posizione, che non è mediabile, è massima contrarietà a mettere un colore al cibo. Il cibo non è sano o insalubre in quanto tale, ma fa parte di un ragionamento più ampio sulle diete, sull'utilizzo delle proteine animali e dei grassi, eccetera, ma sempre in modo consapevole ed equilibrato, quindi non esiste un cibo che di per sé può avere un bollino rosso, un bollino arancione, un bollino verde. Quirinale, qual è la vostra posizione sulla corsa per il Quirinale? Beh, la nostra posizione è molto, in questo momento, come posso dire, non si possono bruciare nomi, non si possono fare ragionamenti ancora compiuti. Penso che il Presidente Conte abbia chiarito molto bene qual è il nostro principio, la continuità del governo per continuare a mettere in sicurezza il Paese è un elemento centrale, dopodiché il Presidente Draghi ha le carte in regola anche per ambire a fare il Presidente della Repubblica. Io personalmente l'ho già detto una volta, lo ribadisco, se dovessi ragionare in astratto non mi dispiacerebbe una donna al Quirinale. Incontrerà i deputati?
Deputati 5 Stelle oggi in vista del... Oggi, quando vengo a Bruxelles cerco sempre di incontrarli o singolarmente o in gruppo, faremo un po' il punto della situazione su diversi dossier, ovviamente anche con un focus sull'agricoltura e la pesca, perché è chiaro che il mio ministero ha una forte correlazione con ciò che succede in Europa e penso che parleremo insomma, un po' del momento politico anche del movimento. Ma io credo che bisogna fare le cose giuste nei modi giusti e nei tempi giusti. Credo che sia stato fatto uno step ulteriore negli ultimi giorni per il dialogo che si può aprire tra il Movimento 5 Stelle e il gruppo SND. Io personalmente ho sempre ritenuto che quella fosse la casa del movimento e quindi ho sempre lavorato per questo, però le cose vanno fatte, i frutti si raccolgono al punto giusto di maturazione.